Allora, Elena Negri, naturopata con specializzazione in tecniche manuali. Votazione finale 99 centesimi, specializzazione 60 sessantesimi. Non sapevo il voto neanche. Dai che facciamo la foto con... Allora, questo è l'attestato. Ce ne sono due, uno di naturopatia e uno di specializzazione. Facciamo una bella foto. La ricordo. Va bene, vai. esiste, può accadere, ragazzi. Aspetta, anche quello di specialità. Eh beh. Poi ce la manda per piacere. Così ce l'abbiamo anche noi. La mamma, è sempre La la mamma, mamma, è segue sempre la sempre. mamma. Ok. Ok. Posso chiederti di dire due paroline a loro? Due paroline. Cioè, non ho preparato No, niente, ma è ragazzi. bello così. A loro che cosa si potrebbero Voi state domandare? iniziando, giusto? Allora, è passato un po' di tempo perché io la scuola non l'ho vissuta come scuola, ma come vita. Secondo me la Simo non è una scuola, è proprio una parte di vita. Quindi vi consiglio chiaramente, beh, di studiare perché è una roba potente, intensa. Ci si deve un po' accanire, però è tutto molto bello, interessante. Però ascoltate, studiate, ma vivete davvero. Questo è il mio consiglio, di vivere la scuola. E, Katia, grazie, che è lei. Cioè, la scuola non è la scuola, è tanta, tante persone, tanta crescita, ma è Katia comunque, grazie. Grazie a te. Quindi grazie alla Simo, grazie all'universo. Chiedetevi, vi viene dato, non è un vi sarà, non pensate al futuro ma al presente, non usate il non, mai, mai. Ti posso fare una domandina Grazie, fatidica? sì. Ma Sì, tu la pratichi, lavori? mi ha cambiato la vita in tutti i sensi, cioè, vabbè, io diciamo che mi sento naturopata. Non da adesso, a un certo punto scatta qualcosa, le persone arrivano, inizia a dare consigli anche così sul tram, non so, inizia a guardare i piedi d'estate a tutti, a rielaborare cose, quindi cioè, diventi tu, non c'è più una disconnessione tra l'essere, cioè, lo senti di esserlo, lo senti che puoi aiutare gli altri. E, ecco, forse un consiglio posso darlo. L'esame finale, perché ci arriverete, anzi ci arrivate, scusate, non il futuro ma il presente, ci arrivate. Io ero agitatissima, tesissima chiaramente, doveva arrivare questa persona, queste 2 ore, ce la faccio, non ce la faccio, ce la farò, no, tutto su di me, ce la farò, ce la farò. Poi è scattato un pensiero, perché io già un po' praticavo prima, quindi io vi consiglio. C'è chi studia tantissimo per poi arrivare all'esame, io ho iniziato subito a sperimentare coi fiori di Bach con la riflessologia, mia mamma, mia sorella, cioè, quindi appena imparavo qualcosa cercavo di metterlo subito in pratica e questo ha aperto tanto il dialogo con le persone intorno, quindi perché a volte passare dal mentale al pratico e al cuore c'è un po' di passaggio da fare, quindi, e una volta che entrate nel cuore secondo me lì si aprono tutte le porte. Ecco, al momento dell'esame a un certo punto ho avuto un pensiero che vi chiedo, cioè vi consiglio di avere. Mi sono detta, ma questa persona che sta arrivando comunque ha scelto di venire, avrà bisogno dei miei consigli. Cioè, è un incontro naturopatico questo, non è un esame. Quindi mi sono messa nell'ascolto, ho tolto proprio il pensiero dell'esame, ho pensato alla persona che avevo davanti. E l'ho ascoltato, mi ha fatto il test, mi ha fatto tutto e quindi era lei che era più importante di me in quel momento perché aveva bisogno di me. È andato bene, mi sembra, Hai no? capito il trucco della vita? È andato bene l'esame, benissimo direi. Quindi, boh, questo davvero,
Meno male che mi è venuto in mente, perché ci tenevo a dirvelo, ascoltate l'altro e tutto il resto arriva. Auguri, in bocca al lupo e complimenti di questa scelta, di questa sfida, e che se cambiate voi, se cambiamo noi, cambia poi tutto il resto. Sono, è così, cioè, non c'è da dire, è così. Auguri, buona scuola, buona vita! Grazie.